Sembrano fatti per disorientare la memoria, certi luoghi. Un'alta scarpata che sorreggeva un torrione che non c'è più, mura di cinta coronate da dimore silenziose, caditoia a difesa di una porta spalancata e sovrastata da spalti deserti, vicoli angusti nei quali si affacciano usci ritrosi, gradini che si rincorrono verso spazi sconosciuti, un campanile i cui tocchi ricordano il tempo della preghiera e del lavoro. Tutto congiura contro la certezza dei secoli trascorsi e alimenta il dubbio che il passato tale non sia. Così Castelbasso, antico borgo dell'Abruzzo teramano, è come un flashback che interrompe l'inesorabile scorrere del nostro tempo evocando un mondo trascorso. Appare come un sortilegio imprevedibile sul culmine della collina, carezzato dallo stormire delle foglie di acacia e dal flebile soffio dei pini intorno, che mormorano l'invito a oltrepassare il varco verso quell'altra dimensione dove l'ultimo capitolo della storia sembra sia quello del Medioevo. E le mura paiono voler difendere, abbracciandola, quella malia del tempo fermato, dove l'uomo d'oggi, come un visitatore proveniente dal futuro, può entrare alla ricerca del proprio passato, un passato fatto di pietre e pozzolana, che ci raccontano di modi di vita lontani, dei quali però il nostro agire quotidiano è spesso erede anche se inconsapevole. Per recuperare l'antico borgo medievale, nel 1996 si costituisce l'Associazione Amici per Castelbasso, con l'intento di trasformarlo in un contenitore culturale, essendo altre opzioni difficilmente compatibili con il contesto urbanistico medievale che lo caratterizza. E così, già nel 1997, l'associazione organizza Castelbasso Arti, una manifestazione di musica e teatro sotto le stelle, e nel 1998 Trasalimenti, prima tappa di un progetto di rassegna di arte contemporanea che nel 1999 prosegue con una mostra dedicata al mosaico del Novecento. Castelbasso, infatti, del vasto mosaico della flora abruzzese, è una piccola tessera di terra d'ombra che, come una licenza d'artista, rompe l'ordinato giustapporsi delle colorate culture di cui il quadro mosaico, in una mimesi involontaria, ricorda le sfumature e la bellezza esaltate dal ruvido e umile mattone dei fondaci castelbassesi. Antiche dimore di Castelbasso e il mosaico. Un binomio che ripropone, sia pure in altri termini, l'idea di teatro urbano, dell'arte già sperimentata nell'edizione 1998 di Trasalimenti. Un teatro urbano perché l'osservatore è chiamato ad attraversare l'intero borgo, ad addentrarsi in luoghi diversi, come per scoprire le molteplici figure di una narrazione. Un teatro che, con la mostra sul mosaico del Novecento, si fa più raccolto, segreto. Assume una fisionomia particolarissima nel rapporto fra luoghi e opere, spazi interni e mosaici, baluginio di tessere e penombre, di antiche stanze e fondaci, dando così all'opera una seduzione in più, un'aura ravvivata dal suo rapporto con un ambiente inusuale, dove l'antico e il moderno, o se si vuole il postmoderno, secondo l'etichetta conferita allo scorcio di tempo di fine secolo e millennio, si ripropongono in termini decisamente insoliti. Non si tratta più, infatti, di un contesto che modernamente determina la concezione, la fisionomia dell'oggetto o dell'intervento artistico, né di uno spazio
che più semplicemente li ospita come in uno scenario neutro. A Castelbasso, in realtà, la suggestione dei luoghi è avvalorata da opere che, pur nella loro inconfondibile appartenenza al nostro tempo, mantengono tuttavia una peculiarità tecnica d'antica memoria. Anche in questo caso, dunque, è la figura dell'ossimoro ad offrirsi in tutta la sua evidenza, nella sua sottile insinuazione che in arte la dimensione temporale può caricarsi di ambiguità e sfidare anche le più intriganti e vitali contraddizioni. Torna alla mente Oscar Wilde, maestro di paradossi, quando scriveva: «Poiché per il poeta tutte le epoche e tutti i luoghi sono uno solo, nessun tema è inadatto, nessun presente o passato è preferibile». Così accade che proprio colui che sembra più lontano dal suo secolo è quello che lo riflette meglio. Ha spogliato infatti la vita di ciò che è accidentale e transitorio, l'ha spogliata di quella nube di familiarità che ce la rende oscura. Parole queste che potrebbero costituire un buon viatico anche per una tecnica antica come il mosaico, quando si riproponga in termini di linguaggio e di pensiero artistico non estranei al nostro tempo. Del resto, sul finire degli anni 50, la questione delle tecniche antiche nel mondo moderno era stata affrontata anche da uno studioso dell'arte come Giulio Carlo Argan, il quale, riferendosi proprio al mosaico contemporaneo, sosteneva che le tecniche antiche, tipicamente artigianali, avrebbero potuto svolgere ancora un ruolo sicuro, tanto da affidare loro addirittura una funzione salvifica nei confronti del tecnicismo industriale, che egli temeva favorisse l'avvento di una tecnocrazia capace di esercitare non solo il dominio sulla produzione, ma anche sulla politica e la morale.